L'onorevole Ravetto, abbiamo praticamente la proposta di legge. Allora, qualche domanda la facciamo. Certo. Innanzitutto, se tutto il centrodestra è convinto. Ma questo lo vedremo in aula. Le devo dire che questa non è tanto e soltanto una battaglia di centrodestra o di centrosinistra, questa è una battaglia liberale. Noi ci diciamo partito liberale, io mi sento una liberale, faccio parte del Popolo della Libertà che si dice partito liberale, secondo me si deve anche dimostrare tale. Si dimostra con i fatti, questo è un fatto. Io sono una liberale e sono anche cattolica, questa è una proposta di legge che non lede i diritti dei cattolici e quindi credo che troverà un ampio consenso. La conferenza stampa che sostanzialmente era baci e abbracci, però è arrivato alla fine il presidente Arcigay, ha lanciato la cosiddetta bomba quando parlava di praticamente di adozioni per le coppie di fatto. C'è una difficoltà oggettiva in Italia, cioè ci sono famiglie che aspettano da anni di poter adottare un bambino, quindi insomma se si deve rifondare tutto si deve fondare anche per le coppie normali. In realtà il presidente Arcigay non ha parlato di adozioni se non per precisare che anche loro non sono convinti che l'iter legislativo non debba parlare di adozioni in questo momento, quindi questo da questa punto di vista forse molti non lo sanno e potrebbe stupire, nel senso che qua si riconoscono i diritti individuali, il tema dell'adozione non è assolutamente trattato. Se invece la sua domanda è ma scusi anche le coppie di fatto hanno dei diritti che devono essere assolutamente potenziati, io sono d'accordo con lei, l'ho fatto presente a Galano, ho detto io firmo convintamente una proposta di legge sulle leggi omoaffettive, ma desidero che il tema venga ampliato alle coppie di fatto tutte, perché sicuramente c'è un tema, questo senza andare a intaccare quelli che sono i valori cattolici di riconoscimenti come il matrimonio, e le ripeto, da cattolica riesco benissimo a distinguere e riesco a fare delle battaglie laiche senza rinunciare alla mia fede. L'ultima battuta è proprio sul matrimonio, il presidente Galano ha parlato anche del Sudafrica che fino al 93 conosceva la parte della divisione tra bianchi e neri e ha detto che è prima davanti all'Italia, noi praticamente siamo dopo alcuni paesi come Spagna e Francia, quindi arriveremo anche noi al matrimonio. Secondo me non è una questione di formule, il matrimonio ha in sé, come ha detto il presidente stesso di Arcigay, anche questo mi ha stupito, il termine mater, quindi fa riferimento alla madre, ai figli. Qua è un tema di riconoscimento dei diritti e le organizzazioni omosessuali si sono dimostrate entusiaste di questo testo. Se uno inizia le battaglie ideologiche sui nomi non porta a casa i risultati. Io sono uno di quei politici che non vuole mettere bandierine, far battaglie ideologiche contro qualcuno, ma ottenere il risultato.